e bentornati sul canale. Oggi nuovo video sulle tendenze autunno-inverno 2017-2018. Devo dire che ho dato un'occhiata in giro per quanto riguarda nuove tendenze. Si prospetta un autunno molto colorato, devo dire, rispetto a tantissimi anni in cui magari privilegiavano sempre i soliti colori. Allora, vediamo un attimino quali saranno le nuove tendenze autunno-inverno. Ci sono alcune cose che già abbiamo visto quest'estate e che stranamente si continueranno ad utilizzare anche quest'inverno. Trench, per esempio, è un capo primaverile e autunnale che vediamo sempre, sempre, non passa mai di moda. Infatti quest'anno nei negozi e soprattutto nei negozi online troverete di tutto e di più, trench di tutte le tipologie, slim, large, in versione maschile, colorati, perché li troverete rosa, gialli, rosso, marrone, beige, di tutto e di più, super colorati e anche ricamati, quindi devo dire che il trench diventa veramente molto particolare. Io ne ho adocchiato uno color senape, fantastico, con dei ricami floreali che è una meraviglia. Uno dei colori primari di questo autunno sarà il rosso, 50 sfumature di rosso, perché troverete il rosso in tutte le sue versioni, più chiaro, più scuro, borgogna, veramente di tutto e di più. Il rosso sarà il colore primario di questo autunno-inverno insieme al giallo. Ecco perché vi dicevo, sarà un autunno-inverno molto particolare perché è molto colorato. Ci sono dei colori, come vi ho detto, che già si sono presentati quest'estate e che continueranno ad essere presenti durante tutto l'anno. Il giallo anche sarà presente durante questo autunno-inverno. Per quanto riguarda i tessuti e le fantasie, uno in particolare è il checkmate, il quadrato, i quadrati, gli scacchi saranno forse quelli più presenti all'interno dei negozi. Ci sarà proprio un ritorno agli anni 70, questi capi a scacchi, questi quadri ovunque, che c'è a chi piace e a chi no. Per esempio, non vado molto matta per questo tessuto, ma sarà presente tantissimo nei negozi insieme ai pois. Il pois ritornerà di moda, anche questa fantasia sarà molto presente. Un altro ritorno sarà appunto quello delle fasce per capelli, anche questo super anni 70. Questa fascia sui capelli ritornerà tantissimo, fasce per capelli di tutti i tipi, a me non piace, ma sarà presente. Già era presente, se non mi sbaglio, l'anno scorso. Quindi si ritornerà con questa fascia per capelli e più sarà presente di nuovo la pelliccia in diverse sfumature, smanicate e a maniche lunghe, quindi il pellicciotto smanicato sarà ancora presente quest'anno. In più troveremo la pelliccia anche sulle borse, borse e anche scarpe, cappelli. Borse, scarpe e cappelli su queste tipologie. E i ricami saranno anche questi presenti, ricami come questa, per esempio, come questa maglia che è ricamata. Troveremo questa tipologia di ricami floreali ovunque, sui cappotti, sulle maglie, sui jeans, sulle gonne, sulle borse, sui cappelli, sui zaini, le scarpe, sugli stivaletti, che sono una meraviglia, sono veramente favolosi i ricami sulle scarpe, belle belle belle. E infatti, parlando di scarpe, ritornerà sicuramente la punta, super punta, agli stivali e gli anfibi con i lacci e non, quindi anfibi se ne vedranno veramente tantissimi, e le stringate appunto saranno presenti. Sarà presente il velluto, quindi sulle canotte, sulle borse, sulle scarpe, sui cappelli. Quindi il tessuto velluto sarà presente anche quest'anno, era già presente l'anno scorso, ritornerà, quindi un po' si ripropongono quasi le stesse cose, come il fatto del denim. Il denim anche sarà sempre presente, il total denim, la camicia di jeans, il jeans, la giacca di jeans. Le camicie super larghe, si useranno queste camicie super super larghe e super lunghe, più lunghe e larghe sono meglio, Io non potrei mai camminare con una camicia super larga e lunga, altrimenti per quanto sono bassa,
strisce per terra. E tornano i foulard corti e lunghi, cioè dipende un po' dai vostri gusti. Si vedono un sacco le bandane legate al collo e i foulard, quindi andranno un sacco di moda questi foulard e le bandane al collo. Per quanto riguarda gli accessori, come vi ho detto, le borse saranno presenti queste borse tutte ricamate, zaini e borse ricamate, zaini in velluto, borse in velluto, dopodiché andranno tantissimo alle shopping bag, quelle grandissime, più grandi sono meglio è. Torna anche il marsupio, ma io non metterei mai il marsupio, mai, cioè lo odio, però sulle passerelle si è visto anche il marsupio. E poi per quanto riguarda gli orecchini andranno un sacco i cerchi, ritornano proprio questi cerchi che io ricordo, cioè utilizzavo tanti anni fa. Oppure gli orecchini asimmetrici. Questo è tutto più o meno, vi ho detto, vi ho elencato tutto quello che più o meno ho appreso qua e là entrando nei negozi e vedendo un pochettino online quello che c'era di nuovo. Sicuramente forse ci saranno tantissime altre tendenze di cui ancora non sono a conoscenza. Queste erano quelle che ho potuto notare, che volevo appunto farvi notare anche a voi. Spero che questo video comunque vi sia stato utile, vi abbia fatto un pochettino di compagnia. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su. Mi raccomando, fatemi sapere quali tra queste tendenze è la vostra preferita. Io tra queste tendenze sicuramente adoro il trench, nel senso che ne ho visti veramente tanti, come vi dicevo, e mi hanno fatto impazzire da morire. E poi le scarpe ricamate, una favola, i ricami li adoro, ovunque loro mettano i ricami io li adoro, e li ho scoperti quest'anno perché non mi sono mai piaciuti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!